racconta i casi pratici che finora vi sono capitati. Beh, sicuramente nel settore dell'energia e del gas i casi che affrontiamo quotidianamente sono molti ed è il settore in cui abbiamo più consumatori che vengono ai nostri sportelli. Soprattutto per questioni inerenti a attivazioni non richieste, quindi ancora in mancata ottemperanza della nuova normativa che prevede il contratto scritto e non solo in forma orale, per esempio al telefono, ancora tanti gestori dei servizi energetici e del gas applicano i contratti e quindi fanno i distacchi dal precedente gestore senza la conferma scritta. Quindi voi cosa consigliate ai consumatori a cui succedono questi fatti? Allora, l'autorità ha previsto che il consumatore può senza oneri e spese ritornare al precedente gestore in caso di attivazioni non richieste come quelle che ho raccontato. Quindi ovviamente consigliamo eventualmente, se non riescono da soli con il reclamo, di rivolgersi all'associazione per ottenere un riscontro.